Ciao Mirko. Voglio fare un gioco con te. Bene ragazzi, mi ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi vi propongo la mia personale classifica di qual è il miglior simulatore di guida automobilistica. Faccio una premessa: Mirko, perché è a seguito della sua richiesta che faccio questo video, mi ha chiesto: ah, dimmi qual è il simulatore secondo te più realistico, senza tener conto dei vari fronzoli, costi, eccetera, eccetera. E mi ha elencato una serie di simulatori. Non posso, caro Mirko, occuparmi e giudicare tutti i simulatori che mi hai richiesto, perché non sarebbe onesto nei confronti di alcuni titoli che ho solo provato e che non ho una conoscenza viscerale del titolo, e oppure di altri titoli come iRacing che ho abbandonato circa un anno e mezzo fa, e quindi di conseguenza non conosco le versioni attuali e i vari aggiornamenti che sono stati fatti. Mi occuperò solo dei titoli che attualmente utilizzo, diciamo, più spesso, e sono ovviamente Assetto Corsa, Race Room Project Cars 2. Non prendo in considerazione Automobilista perché non ci gioco spesso anche con lui, e R-Factor 2 la stessa cosa, non ci sto tanto, cioè li conosco ma non in maniera, come dicevo, viscerale, quindi non mi pare corretto andare a fare una classifica dove potrei massacrare un gioco oppure un altro. Quindi rimaniamo su questi tre titoli e cerchiamo di stilare, scusatemi, una classifica personale, appunto, di quale è il più realistico. Allora, io non voglio mentirvi, ragazzi, ho preso degli appunti, sono qua, quindi se mi vedete leggere è perché, se no, a ricordarmi tutto. Oh, raga, ma dai, veramente io devo fare una classifica così? Dai, su, mi conoscete, non mi piace fare queste cose qua. Questo è migliore, non mi piace. Caro Mirko, se tu mi conosci, questa classifica non ce l'avrai mai. Nel senso che non posso fare una classifica. Non è una questione di esporsi o meno, perché io non ho problemi a dire quello che penso dei vari titoli, anzi, vedete che io ho detto la mia su praticamente tutto quello che gioco. Però quello che posso fare è dirti cosa mi interessa e su che base classifico la mia preferenza sui giochi, ed è solamente sul divertimento che il gioco mi offre. E ad oggi chi vince è Project Cars 2 per una serie di motivi. Oltre al pacchetto base delle 180 auto divise in 28 classi e i vari circuiti, tra cui rallycross e i circuiti ghiacciati, eccetera, eccetera, Project Cars 2 è quello che mi attira di più, perché mi offre la possibilità non solo di divertirmi da solo, ma anche in compagnia degli amici, e questo con una certa immediatezza, cosa che, come abbiamo già visto nei miei vari video, gli altri non mi offrono. Quindi la classifica si ferma qui. Per me non è una questione di realismo, ma è una questione di divertimento. Se devo realmente fare una classifica di quello che è il più reale dei titoli, posso prendere in considerazione tutti, perché Assetto Corsa mi piace il discorso di fisica, perché le auto interpretano un algoritmo che gli è stato dato alla cunostimulazione direttamente dalle case automobilistiche. Però mi piace anche Race Room perché ha un force feedback che si adatta praticamente a tutto, e il comportamento dell'auto è privo di quella sensazione di un perno sotto l'auto. Però mi piace anche Automobilista, che il suo force feedback riesce a sfruttare circa 700 Hz delle periferiche. Ma posso anche dirti che Project Cars 2 mi piace per il suo meteo dinamico, per il coinvolgimento in gara, per la sua gestione dei danni, per la sua grafica, per lo sfruttamento della realtà virtuale. Mi piace R-Factor 2 per la completezza della sua fisica in senso generale. Capisci Mirko? E capite ragazzi che fare una classifica per dire sto titolo è meglio di questo è complicato. Perché cos'è che realmente ci attira verso un titolo? Cioè, cosa realmente rende un titolo piacevole? È il divertimento che ci offre. Perché, come dico sempre, non è perché una macchina cerca di assassinarmi che rende il gioco più simulativo. E poi non è quello che ricerco. Non voglio un totale arcade, ovviamente, è naturale, simulazione di guida. Voglio un gioco che si avvicini alla realtà, ma che alla fine mi faccia divertire,
E chi è che vince in tutto questo? Il titolo che riesce a farmi posare il sedere il più tempo possibile sulla mia postazione. E questo è il succo della mia classifica. Certo, è vero che visto che discutiamo di tutti questi titoli, ci va sempre di fare più o meno un posizionare dove sono i titoli. E questo l'ha fatto benissimo Viper Concept, in uno dei suoi video in cui lui prende in considerazione quando analizza un titolo miriade di parametri e soprattutto quando ha fatto la sua classifica arcade, simcade e simulazione, addirittura diagramma delle ascisse, tu sei simulatore ti metto qua, tu sei arcade ti metto qui e quindi in base alla posizione delle sue croci dove li metteva si capiva più o meno chi era simulativo o meno. Quindi ragazzi, per me fare stilare una classifica è complicato e secondo me, Mirko, non te la prendere, ma lascia il tempo che trova. Ecco perché non mi va di fare una classifica e non è una questione di esporsi o meno alle critiche o ai disaccordi, perché lo sapete benissimo, ormai mi conoscete ragazzi, amo la discussione, amo anche dire a te hai ragione, quello che dici è vero, mi sono sbagliato, non ho assolutamente nessun problema, mi piace tantissimo analizzare e anche tornare indietro rispetto alle mie posizioni, perché no? Quindi oggi il mio metro di giudizio per fare una classifica realmente di chi è il più reale non ve la posso fare perché non c'ho voglia di farla, perché non vi dico, per me è inutile, però vi posso dire chi è ad oggi per me personalmente il più divertente e quindi quello che coinvolge di più e secondo me oggi è Project Cars 2, perché? Perché posso giocare con gli amici praticamente immediatamente, con gli sconosciuti immediatamente, posso filtrare tutto quello che voglio, in single player praticamente offre quello che offrono più o meno tutti gli altri e graficamente è molto bello, quindi sì, se devo designare un vincitore è quello che oggi fa il buono e il cattivo tempo della simulazione attualmente, Project Cars 2, questo lo posso dire, perché? Perché è quello che mi tiene di più seduto su quella sedile lì. E dopo questa frase filosofica sulla simulazione di guida, io vi ringrazio tantissimo ancora una volta per avermi seguito, per il supporto che mi date, per i commenti, i complimenti, ragazzi, mi fa veramente piacere. Ad oggi siamo 500 iscritti. Io sono super fiero perché questo è grazie a voi che mi seguite e al sostegno che fa sempre piacere. E quindi, come di consueto, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, ricordatevi la campanellina per essere notificati quando carico un video e ragazzi non esitate a commentare, cercherò di rispondervi il più presto possibile, che fa sempre piacere. Io vi dico, da Fabris è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!